Che cosa sono gli Echoes di Wuthering Waves? Qual è la loro rarità? Come si livellano? Quali sono le loro specifiche e le loro particolarità? Come si mettono assieme e configurano su un personaggio? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente possiamo parlare degli Echoes. Ci ho messo un pochettino perché dovevo sbloccare un paio di funzionalità per poterveli mostrare al massimo del loro potenziale e ne avevamo già parlato nel primo video dove vi raccontavo come funzionano i personaggi e tutte le basi per cominciare a conoscere un personaggio di Wuthering Waves. Lo trovate qui in alto a destra. E gli Echoes sono sicuramente la parte fondamentale sia del gioco sia della crescita del vostro personaggio. Il paragone più semplice, ed è, perdonatemi, ma è veramente il modo più semplice per immaginarsi che cos'è un Echo, è quello dei manufatti di Genshin Impact o manufatti di qualunque altro gioco, ad esempio Kaisar Rail. Hanno una rarità specifica, se uniti in combinazioni danno dei bonus speciali in base al numero in cui loro sono abbinati, in base al loro tipo. Si possono ottenere all'interno del gioco con, per l'appunto, diverse rarità e tipologie, quindi rientriamo all'interno della macro spiegazione di quelli che sono, per l'appunto, i manufatti e i vari power-up equipaggiamenti dei vostri personaggi. Andiamo innanzitutto con ordine facile facile. Prima cosa, gli Echoes sono dei mostri che trovate sulla mappa, non tutti possono essere assorbiti, per dirvi gli umanoidi o gli esseri umani no, non è Palward, ma ad esempio in questo caso abbiamo delle iene o un lupo, se noi giocando andiamo a combattere contro quest'ultimi ci sono delle possibilità e delle probabilità di poterli ottenere. Ora speriamo, dovrei essere, mi auguro, fortunato nell'ottenerne uno in modo tale che ve lo posso far vedere. Quindi una volta combattuti e poi sconfitti dovremmo avere una discreta possibilità di trovarne uno. E infatti ne ho trovati due. Vedete che una volta abbattuti rimane proprio l'eco della loro vita. Rimane questa figura ambrata che è il rimasuglio della loro essenza, al quale noi possiamo avvicinarci e possiamo assorbirla. Vedete, faccio assorbimento. A sinistra mi è apparso un nome in viola, ne determina la rarità, ne parliamo dopo. Ne prendo un altro e invece questo dovrebbe essere dorato. Quindi il modo per ottenere gli Echo all'interno del gioco è quello di sconfiggerli sul campo di battaglia, incrociare le dita, avete una percentuale, di dropparli e poi assimilarli. Una volta assimilati, questi ultimi, nella terza pagina del nostro Resonator, possono essere equipaggiati. Come potete vedere io mi muovo qui in questa linea sulla destra, ma ci arriviamo dopo all'equipaggiamento. Continuiamo sulla cattura degli Echo. Oh, ma lo sai che molti di voi non sono ancora iscritti al mio canale? Mi raccomando, azionate la campanella, iscrivetevi e mettete like, altrimenti vi perdete tutti i giorni i video che vi propongo qui su YouTube. Per vedere le possibilità e le probabilità di catturare un Echo dobbiamo controllare il databank. Quindi andate in ESC, andate in databank, che è questa, la terza voce sulla seconda riga. All'interno del databank, nella prima sezione, vi ritroverete una linea con dei livelli e del databank info qua in basso a sinistra. Vediamo di leggerla come funziona. A livello 0 il databank info ci dice che avete la possibilità di trovare un Echo del 6%, cioè ho sconfitto i lupi di prima, se fossi stato livello 0 avrei avuto il 6% di trovare un Echo. È molto bassa, ma è iniziale. Poi la massima rarità di Echo che io avrei potuto trovare è 2 stelle verde. La rarità è verde, blu, viola, dorato, partendo dal verde che è la più bassa, in numerico 2, arrivando all'oro che è il più alto ed è quello a cui voi dovete ambire. È come i manufatti, no, di Genshin, dove noi sì ogni tanto si mette qualcosa di viola, ma poi i manufatti che livellate sono quelli dorati, perché sono i migliori, sono i più forti, hanno più substat e hanno insomma un sacco di caratteristiche importanti. Il cost limit è il quantitativo di punti che io posso utilizzare per equipaggiare all'interno di un personaggio tot Echo. Lo vediamo tra poco perché ogni Echo ha un costo, ma questo è una roba che vediamo dopo. E poi c'è il fantomatico Enhanced Drop Rate, che è l'incubo di tante persone perché non è molto chiaro. L'Enhanced Drop Rate vi dice la percentuale che avete di droppare un Echo da un boss, quindi un Echo di livello Overlord o Calamity, e in questo caso a livello 0 è del 20% e avete 15 tentativi per sfruttare questo 20%. Esempio, ora se noi andassimo, per dirvi, a fare l'Inferno Rider,
Ora io mi sposto sulla sinistra, che non servo più stare sulla destra. L'Inferno Rider è di tipo Overlord, lo sappiamo perché è un boss specifico, è più grosso e quindi è più facile da identificare. Bene, seguendo il databank di prima, a livello 0 avete il 20% di dropparlo, ok? Nel livello che è equivalente al vostro bank info. Ma avete 15 tentativi, cioè se lo droppate, lo fate 15 volte, si esaurisce quel bonus. Questo non vuol dire che non avete più la possibilità di trovarlo, semplicemente non avete il rate up aumentato. Ma questo qua è un altro discorso. Quindi gente che è come l'Inferno Rider, che è di tipo Calamity, Overlord, oppure boss come ad esempio il Crownless, che è di tipo invece Calamity, che è ancora più, che è ancora più alto. Il vostro obiettivo è quello di far sì che questo livello del databank aumenti. Perché? Perché una volta arrivati al 15, che è il vostro obiettivo, avrete il base drop rate del 20%, l'enhanced del 60%, però a 5 stelle. A 5 stelle, quindi quelli dorati, con il costo limite di 12, che è quello finale, che quindi vi permette di fare le vostre build totali, definitive, complete, senza più compromessi. Come si arriva al 15? Al 15 si arriva in due modi. Il modo più complesso è quello di prendersi tutta la lista degli eco e averli tutti almeno a livello viola, quindi di rarità viola. È complicato, non è facile, ci vorrà un po' di tempo. Un aiuto che arriva da parte del gioco è quello di fare il guidebook, quindi le milestone. Se voi andate in guidebook e milestone, completare le missioni che vi vengono proposte all'interno di questo guidebook, io mi ripicciolisco, vi fa aumentare questo livello a destra. Aumentando questo livello a destra vi aumenta anche l'XP del vostro databank. Io ho fatto il databank a livello 15 con lo stage 5 e ho fatto tutti viola tranne 2. Quindi organizzatevi e gestitevela di conseguenza. È il modo che vi aiuta più facilmente. Oltretutto vi dà anche un eco farlo. Quindi al 15 siete a posto, ok? Come faccio a vedere quali eco ho e quali mi mancano? Avete la seconda voce all'interno del databank, li vedete qui, li cliccate e anche se non li avete mai visti hanno punto di domanda e fate track in basso a destra. Facendo track in basso a destra lui vi seleziona, no, l'hunting del vostro eco che cercate, fate detect e sulla mappa vi appare dove è. È un po' come il libro avventuriero con l'elenco dei mostri che vi dice dove poterli andare a farmare. Vi segna sempre quello più vicino. In questo caso è un boss, però qualunque tipo di mobbino che potrebbe essere tipo lui, vi segna sempre quello più vicino alla vostra posizione. Io sono qua e lui mi segna quello proprio di fronte a me. Quando ve li segna lontani vuol dire che intorno a voi non ce n'è più e quindi li state facendo un po' fuori. Voi potete farmare eco fino a che ce n'è sulla mappa senza costo di resine. Quindi, li avete finiti tutti? Sulla mappa non c'è più un essere umano, niente, una bestia, né nulla? 24 ore di respawn, ma sono tanti e a meno che non cerchiate alcuni specifici, potete comunque andare nel mondo di un vostro amico e provare a dropparli nel mondo del vostro amico. Con però le regole di databank del vostro amico. Quindi è successo ieri, io e Kuro lì li abbiamo farmato assieme, io ero al 15, lei era al 14, io non droppavo i 5 stelle, droppavo i 4 stelle, perché dovevo andare con le caratteristiche del mio amico. Però sapete, se dovete farne 4 stelle in un punto di mostri dove voi non ne avete più e loro ne hanno ancora, può essere una cosa utile. Inoltre vedrete qua a destra che c'è Current Progression, i punti che voi andate a fare, dicendo prendendoli tutti viola, perché vi ho detto questo? Perché se lo prendete di verde vi dà 10 punti, se lo prendete blu ve ne dà altri 10, se lo prendete viola ve ne dà 15, se lo prendete giallo ve ne dà 20. Se voi fate per primo mob che incontrate già quello di tipo viola, vi dà tutti i punti anche precedenti, ok? Bene così, questa era la parte base per capire dove trovare i vari eco. E fin qua ci siamo. Ultimo aspetto della parte del databank, voi potete mischiare gli eco di livello basso, di rarità basso, e potete mischiarli tra di loro, shakerandoli, mergiandoli, tipo lo strongbox di Genshin Impact, e questi ultimi vi produrranno degli eco spesso di qualità migliore. Quindi nel momento in cui avrete tanti verdi e tanti blu e comincerete a droppare i viola, potete fonderli per cercare di ottenerne più viola, allo stesso modo più dorati. Normalmente si tende ad aspettare di arrivare a livello 15 perché si può avere la possibilità di trovarli dorati. Io ho un paio di mergi, ho fatti anche prima per completarmi quelli viola che mi mancavano perché stavo diventando un po' matto. Ora, ogni eco possiede un costo
Il costo dipende dalla sua categoria. Ve lo faccio vedere. Andiamo sulla sezione eco. Andiamo per esempio qui. Vedete, il Felinian Beringel costa 4. Vedete, io sono al massimo di costo 12. Noi dobbiamo inserire i numeri, quindi i nostri ecos, all'interno di questi 5 in modo tale da arrivare al massimo possibile, che è 12. Quindi normalmente si fa 4, 3, 3, 1, 1. 4 più 3, 7 più 3, 10, 1, 1, 12. È la combo iniziale. Non, questo non vi vieta di fare 4, 4, 1, 1, 1. Non vi vieta di fare 4, 3, 3, 3, cioè 3, 3, 3, 1, 1. Cioè non è limitante. Però è evidente che se una creatura ha un costo più alto, normalmente avrà delle statistiche di un determinato tipo. Ed è infatti così. Quindi lo andiamo a vedere con calma. Però normalmente i tipi Overlord o Calamity costano 4. I tipi Elite, come potrebbe essere ad esempio lui, costano 3. I tipi comuni, quindi quelli common, in verità costano 1. Le varie classi hanno delle statistiche, le prime due, le main, di cui una è sempre identica. Tutti i mostri di tipo comune, quindi common, quelli che costano 1, hanno la seconda statistica che sarà sempre HP. Infatti vedete, la Vanguard Janrock è di tipo 1, ha HP come seconda. Ma se vado a prendermi anche un Gulpluff, ha HP come seconda. Mi vado a prendere un Fusion Prism, ha HP come seconda. Una Tartaruga, ha HP come seconda. Però cosa variano? Variano le statistiche primarie. In quelli comuni variano da Def, variano ad HP, variano ad attacco. Vedete, attacco, Def e magari ne becco anche uno in HP, così è HP. Sono queste le tre statistiche che variano. Mentre gli Elite Boss, Overlord e Calamity hanno sempre come seconda statistica attacco. Vedete, attacco, vedete, attacco. E prendiamone uno esagerato, prendiamone uno ancora più alto. Attacco, prendiamone uno che è Calamity, se lo trovo, perché non lo trovo, lo devo trovare da qualche altra parte. Vabbè, non lo trovo qui. Comunque, hanno, ecco, tipo lui. Lui, attacco. Hanno tutti attacco. Cambia la primaria. Ora, se noi dovessimo andare in un Elite tipo Rocksteady Guardian, abbiamo la differenza della prima statistica che può essere attacco percentuale, def percentuale, HP percentuale, energy regen e elemental damage boost. Elemental damage boost che può variare da electro damage, può essere avoc damage, può essere aero damage, quindi sono tutti quei danni che derivano per l'appunto dall'elemento del vostro personaggio. È l'equivalente di una coppa, giusto per capire, gli elementi li avete lì. Mentre quelli dei boss, che possono essere quindi Overlord o Calamity, hanno crit rate, crit damage, healing bonus come main stat, quindi sono come la circlet, è la stessa cosa, ma hanno anche attacco def e HP percentuale. Quindi potete essere sfortunati a avere quello. Questo vi fa capire come è già più semplice impostare un personaggio. Si tende a mettere il primo che magari è Overlord o Calamity, perché vi può dare il crit rate o il crit damage come main stat su magari il vostro personaggio principale. Poi si tende a metterne uno da tre, dove si ha magari l'elemento. In questo caso magari io avrei qua Spectre Damage, ma avrei dovuto mettere Fusion Damage. Ora non li ho ancora, li sto cercando. L'altro si può mettere magari Energy Regen, o si può mettere un attacco percentuale sul secondo da 3. E poi su quelli da 1 si tende ad andare dove serve, quindi attacco, HP o Def percentuale. Questo è come si compone normalmente, quali sono le caratteristiche di uno di essi. A livello di invece substat cambia anche qui, ed è sempre come Genshin, ovvero quando noi ne prendiamo uno da livellare. Ora io mi prendo questo che non ho mai livellato, anche se Spectre Damage no, non mi piace. Ne posso prendere uno un pelino migliore? Tipo, non lo so, lui che cosa mi dà? Def? No. Tipo lui invece mi dà attacco. Prendo lui che è dorato e mi dà attacco. Se l'eco è di tipo oro avrà 5 substat. Se è di tipo viola, 4. Se è di tipo blu, 3. Se è di tipo verde, 0. Il massimo livello che potete avere da un green è il 10, da un blu il 15, da un viola il 20 e dal gold il 25. Come faccio? Vado sulla pagina, faccio upgrade. Upgradandolo, come potete notare, ho da mettere qua sotto i materiali che voglio usare. Tipo
userò dei materiali per livellarlo e lui livellerà e vedete che arriva direttamente a livello 25. Posso metterli anche io volontariamente, scelgo io. E vedete sotto upgrade to tune 5, 10, 15, 20, 25, perché lui ogni 5 livelli prende una substat. E qua molti di voi si arrabbieranno, però vabbè. Facciamo l'upgrade per la scienza, l'ho livellato. Le varie stat le dovete tunare voi, ovvero non arrivano matematicamente così, dovete utilizzare i dadi. Quindi se voi ora utilizzate 5 dadi, pagate 50 e tunerete tutte le substat. Farne una sola costerà 10, lo vedete da qua, e ve ne libererà una sola. Come si farmano questi? Si farmano nei vari domini, quindi occhio, state attenti, usateli solo quando vi serve. Ora io ne faccio uno per la scienza, ma mi piange il cuore, ovviamente costa anche qualche soldino, e ad esempio a me è uscito attacco flat, e vai, non è death, almeno sono stato fortunato. Le substat che possono capitarvi dai vari eco sono le classiche attacco HP e difesa flat, con attacco HP e difesa percentuale più energy regen, e poi quelle con tasso critico, danno critico, unite a l'attacco degli attacchi base aumentato, l'attacco degli attacchi caricati aumentato, quindi basic attack, heavy attack, resonance skill damage bonus, quindi il danno aumentato delle abilità dei vostri personaggi, e resonance liberation damage bonus, ovvero il danno aumentato delle burst dei vostri personaggi. Se non sbaglio, io nel lupo ho proprio basic attack damage, heavy attack damage, energy regen e critical damage. Quindi alcune build avranno bisogno di statistiche specifiche che sono presenti soltanto in questo gioco e che non possono essere riferite ad altri come poteva essere Genshin. Alcuni li dovrete fare all'inizio perché il notebook vi domanda e vi dice che per fare delle milestone dovete tunare al tot eco, livellarli, sbloccarli, quindi dovrete farli all'inizio. Quindi non c'è poco da fare. Ora, avete i vostri eco, li state droppando, li state cercando di fare. I mostri, Overlord, Calamity, anche se non ritirate la ricompensa, li potete farmare. Quindi non è che se voi andate a fare, per esempio, andate da il Mega Scimmione o andate dal boss più vicino che ho in questo momento, vabbè, se voi andate dal Mega Scimmione e lo sconfiggete, non dovete per forza spendere 60 reward plates, potete dropparlo, prenderlo e andarvene e aspettare un minuto che rinasca. Quindi questa è una cosa figa, importante, che vi permette di farmare un po'. Ma una volta che avete quello che vi c'è, quello che vi serve, ogni personaggio avrà il suo primo, la sua configurazione e il suo primo eco specifico. Ad esempio lui avrà la scimmia, lui non me lo ricordo, lei dovrebbe avere il mega, la tartaruga se non sbaglio. Ora, ognuno ha le sue particolarità, potete cominciare ad abbinarli. Perché Zerga mi dici che lui deve avere come primo la scimmia? Cioè, qual è il criterio? Perché ogni eco ha una sua abilità attiva che potete utilizzare giocando e viene utilizzata solamente dal primo eco che mettete nella vostra lista. Ed esempio, lui ha il lupo come primo. Giocate, vedete che io in basso ho vicino alla burst la Q o la R, io li ho invertiti i tasti, dovrebbe essere Q lui ed R la burst, ma io li ho invertiti per fare come Genshin. Se io schiaccio R, evoco la mossa del lupo, ma non posso evocare quella degli altri perché è il primo. È il primo che viene messo. Se io mettessi, per esempio, il granchietto, mi farebbe, tra 10 secondi, perché chiaramente ogni abilità ha un suo CD, ha una sua cooldown, mi farebbe la mossa, non è un granchietto, uno scorpione, sono cieco, mi farebbe la mossa dello scorpione. 2-1. Scorpione. Ok? E mi fa lo scudo. Chiaro? Quindi è importante la selezione del primo eco, che deve essere conforme al vostro personaggio. Lui ad esempio mette la scimmia per un motivo, mette la scimmia perché lui fa tutto danno aero. La scimmia, che cosa dice l'eco skill? Trasforma in questa scimmia e attacchi i nemici e fai danno aero, incrementa inoltre l'aero damage e gli attacchi pesanti del personaggio corrente. Jinyan fa attacchi pesanti e danno aero, quindi è perfetto per lui. Se volete più info, in alto avete questo pulsante che è l'outline, lo cliccate, vi dà le percentuali e vi spiega nello specifico tutto. Quindi mi raccomando, se avete bisogno di più info, lo trovate qua, ok? Detto questo, ogni personaggio ha una sonata effect. Fa parte di una grande famiglia. Le grandi famiglie della sonata sono come le famiglie dei manufatti. Per dirvi,
Questo, immaginatevi un Viridescent. Due pezzi, quindi due eco che fanno parte della stessa famiglia, vedete uno su due, vi darà dell'aero damage in più. Outline dovrebbe dirvi quanto è, ed è del 10%. Se ne mettete 5, avete l'aero damage del 30% per 15 secondi dopo aver fatto una intro skill. Come vedo le famiglie? Clicco su questo, l'avete visto, no? Clicco su questo libretto qua a fianco, mi apre le famiglie. Molten Rift. Molten Rift fa più danni Fusion. Void Thunder, Electro, Sierra, Aero, Celestial, Spectro, Sun Sinking, Avok, Rejuvenation, vi dà healing bonus, è un po' un Maiden. Moonlit Clouds, vi dà Energy Regen. Lingering Tunes, è un Gladiator. E vedete tutti i mob che fanno parte, tutti gli eco che fanno parte di questa famiglia. Quindi se voi avete una build specifica per un vostro personaggio, vi dovete andare a cercare i corrispondenti di quella famiglia per arrivare a 5-7. Poi magari volete fare 2-2, lì poi chiaramente dipende da ognuno di voi. Credo di avervi detto tutto, manca solo l'ultima cosa, ovvero gli shiny. Ho detto in che senso esistono gli eco shiny. Vedete qua in basso che c'è questo simbolino, si chiamano Phantom, lo cliccate e dovrebbe darvi la sua versione Phantom. Quindi la sua versione shiny, mettete punto di domanda, vi dice dov'è e vedete che hanno i colori diversi. Li trovate perché sberluccicano in una maniera esagerata. Normalmente vi do giusto un trick divertente, troverete la tartaruga shiny in questo shore qui, non è detto che ci sia sempre, ma in questa zona qui, oppure in questo fiume qua dalla cascata. Quindi segnatevi questi due punti, magari vi mettete il marker per andarvi a cercare, visto che tutti le stanno trovando qui, le tartarughe shiny e vi divertite in questa forma. Signori, io spero di aver reso abbastanza semplice questa spiegazione possibile di quello che ho capito io degli eco. Spero che non vi abbia confuso, nel caso cercherò di dividervi il video in sezioni in modo tale che possiate riprendere la sezione necessaria per trovarne il senso. Vi ringrazio tanto per la vostra cortese attenzione. Ricordatevi che comunque potete auto-equiparle all'inizio col pulsante che sta qui sotto di me. Nel caso all'inizio, se avete dei dubbi, potete fare auto-equip e tanti saluti e lui vi fa l'auto-equip, come è successo per esempio adesso. E questo vi aiuta all'inizio senza dovervi sbattere troppo. Vi auguro una buona serata. United State of Zerga. Ciao belli.